Via. Allora, signore e signori, guardate che oggi che spettacolo, la Marina di Varazze ci offre un panorama grigio, però veramente tipico del nostro periodo, c'è una buona temperatura, noi siamo qua dentro perché vogliamo fare con il nostro ospite un racconto un po' di questo periodo che stiamo vivendo, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sociale e politico. E salutiamo il grande protagonista Paolo Pellegrino. Ciao Paolo, buongiorno, Pellegrino. Buongiorno, sì, ormai penso che molti affissionati si saranno abituati. Vabbè, ma tu smiriti, perché guardate qua, amici, abbiamo il libro di Paolo Pellegrino, il quadro di Paolo Pellegrino, l'album di Paolo Pellegrino, quindi vedete, amici telespettatori, quante cose offre il nostro amico Paolo Pellegrino. Meno male che non siamo in un regime social comunista, perché sennò lui, che è così attivo e prolifico, sarebbe costretto a limitarsi. Invece tu, Paolo, sei un uomo libero. Comunista in senso liberale, come voleva fare Gorbaciov, ci starei, ecco, non ci starei tipo Russia, tipo Brezhnev, tutte queste Stalin, no? Perché tu, pur essendo professore di matematica, hai una mente talmente piena di idee, certo, di creatività, che un regime ti soffocherebbe. Io penso anche a Cuba, tipo, anche un regime comunista, fascista, comunista di qualsiasi tutti i regimi tipo, ti soffocherebbero. Certamente, sì. Raccontiamo, diciamo in breve, tu hai scritto libri di musica, hai scritto libri un'enciclopedia sulla musica, adesso uscirà un altro libro, quello del clima della Liguria, pubblicato dall'editore. Certo. Poi hai fatto un sacco di quadri. E questo verrà esposto, ecco, sulla, questo sì, parla un po' della crociera. Allora, noi stiamo partendo al 27 di febbraio, di gennaio, da Savona per una crociera di 8 giorni che ci porterà fino a Palma di Mallorca, noi dove vedremo delle opere sulla nave, le presenteremo a tutti i nostri visitatori e viaggiatori di tutto il mondo. Ci sarà anche questo quadro di Paolo Pellegrino che lui ha chiamato, come l'hai chiamato questo, Paolo? Questo è il link tra due mondi. È il ponte che collega il castello dei poteri forti, certo, tra i numi di cambiamento, sì, di pace, un po' come l'Europa, che vorrebbe... sono i signori della guerra, certo, praticamente, quelli che vorrebbero la terza guerra mondiale. Un po' come se l'Europa facesse un ponte verso l'America e finalmente si arrivasse alla pace, ma la pace ancora non c'è. Ma sì. Hai visto ancora questi raid di Biden? Ma non aspettano altro, secondo me, gli americani. Ma come mai l'America, quando toccano un po' i loro interessi, interviene direttamente? Loro si basano sulla difesa dei loro interessi, come un po' tutte, però in particolare loro sono le più potenti, diciamo, hanno un impero praticamente di cui noi tutti siamo sudditi. Quindi adesso, quando c'è di mezzo, diciamo, le questioni economiche e commerciali, esattamente, quindi bisogna stare attenti a non essere anche noi magari in una situazione in cui l'America, pur difendendo i loro interessi, è costretta magari anche ad attaccare l'Europa. L'America non guarda in faccia a nessuno. No, però penso, ma più ormai ci sono delle nazioni che sono sacrificate, sono i fronti della guerra, di questa guerra globale praticamente. L'Ucraina e la Palestina. Che toccano interessi perché a Gaza ne hanno ucciso tantissimi. Adesso mi chiedo, d'accordo, c'è stato l'attentato terroristico del 7 ottobre, che però non è che puoi rispondere uccidendone un ordine di grandezza 3 volte maggiore. Quindi ci vorrebbe un senso, po' più di una questione più pacifica. C'è Netanyahu che veramente vorrei vedere al tribunale. Io sono molto favorevole all'iniziativa del Sudafrica, che è del tribunale dell'Aia, portare Israele al tribunale dell'Aia. Io veramente vorrei vedere Netanyahu condannato per ovviamente anche il capo di Hamas, certo, c'è tutta una questione da risolvere in questi paesi, diciamo, sottomessi dai poteri forti, come dicevi, certo, tu, certo. I poteri forti che stanno in un castello arroccato e vogliono soffocare tutte le iniziative di e liberali. Questi occhi sono tutte le persone, tutti gli indifferenti che guardano e non fanno niente. Bene, invece tu, Paolo, sei una persona attiva. Ecco, e poi guardiamo un libro che hai composto, questo libro,
il libro di... guardiamolo un attimo, questo sì, Pascoli dell'acido, dove tu... Quello che l'abbiamo già visto altre volte. L'abbiamo visto tante volte, però tu, come dicevamo, in maniera tua personale, critica, racconti un po' la società. E in questo periodo cos'è che ti ha colpito? Ti ha colpito anche la, colpito una la cosa, scuola, la problematica della scuola. La scuola in particolare. Ti ha colpito? Perché praticamente... c'è la tendenza sempre più a voler far entrare la Confindustria nella scuola. La scuola deve essere il luogo dove si fa cultura, il luogo dove si crea la persona, un cittadino colto, consapevole, critico. Ma i ragazzi, alcuni ragazzi però mi hanno detto se mi piace la scuola come adesso, io gli ho detto cosa ne penso, loro mi hanno dato ragione. Insomma, non è che sono proprio scemi, non so, sono diversi da come eravamo noi, ma non sono scemi. Tu sei più vicino ai giovani. Si spera che prima o poi... Hai fatto una canzone su questa problematica. Ma sulla valutazione l'ho fatta. Perché si tende a valutare tutto. Adesso, prima di poter diventare professore, uno deve fare un percorso di una specie di albero della cuccagna, come diceva un mio caro amico Matteo Viviano, che saluto molto calorosamente. Praticamente c'è tutta questa linea della certificazione, di attestare tutto burocraticamente. E tu cosa hai scritto? Siccome io ero del comitato di valutazione, mi ricordo. Mi sono messo nel comitato di valutazione. Fuori dal comitato, giù le mani dalla scuola, dal collegio docenti e dalla scuola pubblica. Aspetta, cambio. Ma io ho pensato di fare Svalutation. Quella di Celentano, però devo cercarla, e qua so che è qua in fondo, quindi vediamo un po' dov'è. Tocchi, potrei cantare Svalutation, i problemi sociali, facciamo anche questa. Facciamo questa. Questa qua, Venus Invals, è contro i test invalsi. I test invalsi sono dei test dove praticamente teoricamente servirebbero per il ministero per analizzare, per verificare e monitorare il livello culturale, però sono test che non sono culturali, sono molto schematici, no? Ma no, sono tutte crocette, uno sono tutti meccanici, non viene premiata come l'intelligenza, uno, come fa la schedina. Sapere qualcosa. Allora io ho fatto questa, Venus Invals, che è la cover di Venus in Fals dei Velvet Underground. Vediamo un po' allora. Writing with writer forever, and your mind falls in the dark. You're a puppy, our seven, don't forsake it. Strike the teacher, your brain, oh how. Something, you must be serious. For the future, you shall bear. For a future sign without values, for a label in your school. I'm tired, I'm wearing, I could sleep for 20 years, rising to my fire, different danger by same tears. Vabbè, poi è tutta così, Bella Paolo, quindi... Non la faccio tutta perché in inglese, magari in inglese. Ce n'è una Fanno invece... in italiano. Ce n'è una italiana, c'è... Nessuno mi può valutare. Dai. Sì. Aspetta, devo cercarla però perché non. Svalutation, ecco, questa qua, prima Svalutation, cover dell'omonima canzone di Adriano Celentano. Credo del 74, 75. 76. Da troppo tempo questa scuola andando sempre più giù. La Confindustria se la sta mangiando sempre di più. Svalutation. Si deve valutare il collega che è. Chi svolge il suo lavoro, che è lo stesso per me. Svalutation. Ma proprio io domani non capisco perché. Mi sveglierà la sveglia alle 7 perché. Svalutation. Lavoration. Ma siamo automi già impiegati che
lavoro siamo e la cultura sia il passato e via, futuro è la burocrazia. Domani passeranno sette amici perché dovranno raccontarci l'aria fritta cos'è dimensation, inutilation, e dopo mano strette e sorrisi perché la scena del passato nel futuro che c'è indietration, restauration, ma questa scuola qua forse non morrà e ce la farà, e il sistema c'è, rifiutarsi è mandarli a fan. Svalutation, commutation, comitato di svalutazione. Questo è breve, simpatica. Con le canzoni, in maniera ironica, in maniera simpatica, tocchi questi temi sociali, umani. Che... No, l'ho fatto un giorno che appunto non lo sapevo, ma mi ha telefonato alla sera la mia collega, ha detto domani dobbiamo andare a scuola che c'è il comitato di valutazione, dobbiamo valutare i colleghi. Però la cosa che io contesto pienamente è che noi più anziani, cioè noi praticamente dobbiamo valutare dei colleghi che fanno lo stesso lavoro, colleghi che giudicano altri colleghi, e io non sono d'accordo su questa cosa. Ecco, un personaggio che adesso mi è venuto in mente, che mi ricorda un po' quello che fai tu, che è stato ricordato recentemente anche in televisione come uno special, è Giorgio Gaber. Ti ricordi Giorgio Gaber? Giorgio Gaber, anche sì, lui è mi inchino alla sua sapienza, però alla sua cultura. Anche lui, un po' come te, in maniera ironica, toccava i temi sociali, lui faceva il tema della libertà, no? La libertà, bellissima canzone, partecipazione. Partecipazione. Ma infatti chi partecipa, solo chi è soggetto attivo permanente nella società è libero veramente. Però Paolo, anche lui poi è stato costretto a uscire dai grandi mezzi di comunicazione, lo boicottavano. Sì, perché no? Praticamente, certo. Perché gli uomini di cultura, di esperienza come voi, che riescono diciamo a toccare le coscienze, sono un po' immaginati. Lui poi aveva fatto questi grossi recital, no? Recital bellissimi, al teatro con le sue scritture, sì, ed era apprezzato. Quindi Paolo, tu come lui siete utili alla nostra comunicazione. Bisogna stare attenti, però se sghindiamo, se esageriamo, vabbè, ma lui era famoso. Io Vabbè, ma anche tu vedo che c'hai tanti giovani che ti... Salutiamo i giovani. Sì, saluto tutti i miei alunni, tutti i miei ragazzi, no? certo. E magari apprezzeranno questo tuo lavoro. Sì, certo. Apprezzano di sicuro, guarda, di sicuro. Stai vicino perché loro sicuramente. Solo loro possono cambiare questo sistema malato, sistema così. Sì, che non permette diciamo alle menti pulite e aperte di essere accettate, perché ti vogliono ghettizzare, vorrebbero trovarti un angolo e dire Paolo, lei stia lì, insegni matematica e filosofia. Ma sai, finché faccio delle cose che c'è un cerchio ristretto che mi segue non do fastidio. Se diventassi più famoso potrei iniziare. Però magari non è detto che anche grazie a questi video qualcuno possa diventare, perché la società ha bisogno di uomini contro, no? Di uomini che escono un po' dagli schemi. Certo. E tu lo stai facendo anche con questi tuoi album che stai pubblicando. Aspetta, vediamo la parte che non è ancora vista. Aspetta, ecco, da qua possiamo vedere. Ecco, questi qua che la... Sono tutte le chiese francesi. Ecco, tanto guarda, come l'hai chiamato questo album, Paolo? Come l'hai chiamato? E l'album è chiesette della... facciamo vedere. Facciamo vedere il titolo. Aspetta. Qua c'è il titolo, vedete? Affrescate di Liguria e zone di volume 6 Alpe Maritime, la parte Liguria francese. Visto che tu stai parlando della Liguria, un tema che è un'altra cosa sta evolvendo in questi giorni, che è partito il Terzo Valico, no? Terzo Valico della Liguria, di qua, che ci permetterà di unire questi grandi centri commerciali, e speriamo che porti maggiore economicità. Ma guarda, io sono sempre stato contro il Terzo Valico. Ma hai visto che è partito un tronco? Sì, lo so, sono sempre stato contro. E come finirà? Ci sarà ormai hanno vinto loro. Purtroppo sì. Ma ormai tu sei contrario? Io sono contrario perché bastava potenziare le ferrovie che c'erano già. È un business che un po' distrugge
distrugge montagne, tira fuori tanti pericoli insiti nelle montagne come l'uranio impoverito. Quindi non pensi che porti invece conoscenza di questi posti? No, può portare dei problemi grossi. Ulteriori problemi, invece quindi i benefici sono molto pochi. Tu rimani legato invece al territorio tradizionale, alle tue colline, alle tue monti, dove puoi godere di questi chiesa. E questa è la chiesa di San Mauro, Saint-Étienne de Tinée. Quando sei stato, Paolo? Quest'estate. Guardate che spettacolo Paolo Pellegrino ci offre, e giustamente lui dice tutti affreschi del 500, andare troppo veloci, no? Queste alte velocità le chiamano, la sì, esatto. Ci impedisce di guardare questi panorami. Ma non è solo quello, è che non serve, che senso andare così veloci? Non è che qua si vuole tutto fare presto. Se andrà da Genova a Milano in un'ora, Paolo. Ma sì, ma non ha senso, non serve. Poi noi che abbiamo una certa età, che ormai non abbiamo più le fidanzate a Milano, a Torino, a trovare, non ci interessa. Magari... Ma non è quello, ma lì è tutto un mondo di business, di avventurieri. Arrampicatori sociali, piaccia tutta questa gente, gli avventurieri. Poi faremo una canzone, l'hai fatta sulla tavola. Arrampicatori sociali, sulla tavola, ma no, qualcosa sì, ce l'ho messa. Ah, ce l'hai messa perché è un tema scottante, no? Poi anche i panorami cambiano, cioè si rovinano tante strutture. Controlliamo che stia andando avanti. Sì, 16 minuti. Allora, dicevamo, tu invece con calma. Sono posti meravigliosi perché voi lo vedrete, una vegetazione bellissima, bellissima, e con degli affreschi del primo 500 di Andrea De Cella, che era un pittore italiano ma di Nizza. San Mauro. Queste sono la nostra guida. Questa è la chiesa dall'esterno. Vedete che bella campagna. Qui invece siamo, sei con gli amici, chi c'è? No, siamo lì, siamo c'è Luca, a San Mauro, Giancarlo e la guida. Nostra guida. Sì. Ecco qua, guardate che meraviglia, la chiesa di San Mauro. Ecco Paolo, qui ci sono i personaggi che poi tu traduci nelle tue opere anche, no? Con lo spiro. Con lo spiro anche, certamente, vediamo un po', guarda, San Mauro. E poi, amici telespettatori, se voi siete vicini a Sesto Ponente, potete andare in casa di Paolo Pellegrino, vedere in casa la sua Sistina. Ci sono delle opere molto simili a queste. Sì, sono di più moderne, diverse, però comunque c'è un'ispirazione, lo vedi, no? Certo. C'è un'ispirazione. Questa è bellissima, la chiesa di San Mauro. Guardate, un posto stupendo. Chiesa di San Mauro. Questo è Cristo crocifisso. Bellissimo, tutto CIP 1510 più o meno. Pazzesco, come erano bravi, è tutto tappezzato, guarda che meraviglia. Erano bravissimi, quella è una zona dove c'è un'arte, e incompresi, però geni incompresi, perché poi non è che hanno avuto un grande successo, come pittori. Vabbè, certo, erano limitati. Non hanno avuto un grande successo. Però guardate che dettagli, che affreschi bellissimi. Come ti sembra come arte, tu che te ne intendi? Mi sembra un'arte che è piena di messaggi, di contenuti, no? Differenza delle opere poi nel tempo che ci sono succedute. Guardano per tutta la volta. Ristrette, no? Fai vedere queste. Guardate che particolari, no? Tutta affrescata, è meravigliosa, guardate qua, volte affrescate. Ma poi ce ne sono delle altre ancora bellissime. Poi si è arrivata alla sintesi dove solo un segno diventava un'opera d'arte. Qui l'opera d'arte è ricca di contenuti. Di contenuti, guardate quante di cose. Messaggi, di... Già Paolo, lui ci mette tanta roba, ma qua veramente riempivano una pensare casa. Che era 500 anni fa, Invece noi nel moderno siamo molto sintetici, no? Vedi, guarda, qua sono meravigliosi. Guardate questa cappella, veramente. Con di legno, di montagna, 1300 metri. Tutto il soffitto dipinto. Saint-Étienne, tutta dipinta, completamente. Sono tutte cappelle dipinte. Sì, ma sono meravigliose, guarda. Questo eravamo rimasti, guarda. Perché guarda che roba, è splendida, guarda, San Mauro, ci sono tutte scene, scene della Bibbia, delle scritture, del Vangelo, di tutto. La storia dell'umanità, la storia dell'uomo. La storia dell'uomo, sì. Questo è un quadro un po' più, questo è del 600. Ah, che bello. Un po' più, sì.
la Madonna, i Santi. Guarda questo, anche bellissimo, eh. Fermo. Giro, eh. Io giro. Vai. Davanti. Vado avanti e vediamo. Ecco, questa invece. Poi ci siamo spostati a Ruhr. Ruhr è un paese a 1000 metri su un corso, una montagna, e questa è la chiesa di San Sebastiano. San Sebastiano, guardate che natura meravigliosa, in mezzo alle montagne. Questa è tutta dipinta anche? Tutta dipinta, adesso vediamo l'interno, eccola qua. Che meraviglia. San Sebastiano, guardate che sono uscelletti. Che sarebbe, cioè, San Sebastiano, che, no? Sì, che natura. Guardate gli uscelletti. Della in montagna, la chiesa di questo montagna. È San Sebastiano? San Sebastiano a Ruhr, guardate che soffitto, 1520 più o meno, sempre dello stesso pittore di prima, Andrea Decelli. Guardate un po', meno male che qua non è arrivato Vittorio Sgarbi, che se no si sarebbe portato via qualche grande opera. Davvero, sì, no, sì, lui è il ministro della cultura italiana, non ministro della cultura francese. Guardate un po'. Ragazzi, veramente uno spettacolo. Grazie a Paolo Pellegrino che ci dà questa opportunità. Guardate di vedere. Guardate che meraviglia. Queste opere d'arte. Questo è San Sebastiano. Sarebbe bello sapere un'immagine cos'è. Però certo. Guardate che roba. San Sebastiano che benedice il suo popolo. Sì, si capisce che San Sebastiano, guardate qua. Poi è elegante anche, come molto elegante. So che per l'album ti piacciono molto, Paolo, perché io vedo... quando questi video poi vengono trasmessi, sì, hanno un certo numero di visualizzazioni, sì, e sì, dico la verità, visto. Quelli con la storia dell'arte sono quelli più sono quelli più perché sì, piace, sì, molto. Quindi tu ci hai promesso, guardate che meraviglia, ci farai avere un percorso, un libro certo. Un libro di storia, certo, cioè, un po' di anni. Un po' di anni, però uscirà, no? Giro, vai guardate un po', guardate che meraviglia, che splendore. E i colori anche, poi Ruhr si chiama Ruhr, che in italiano era Rora, prima era italiano, il paese si chiama Rora. Qui a confine con la Francia, non è proprio il confine, ma già più interno la Francia. Quando l'abbiamo perso questo territorio? Nell'Ottocento. A seguito di qualche guerra con i Savoia, probabilmente. Un po' di disco. Bene Paolo, vedo veramente che hai fatto un lavoro, poi tu sei molto attento anche nel tu avevi nel visto il precedente, vedi, questo è sempre Ruhr, e poi dopo Ruhr, che è un paese veramente da andare a vedere, a visitare, tanto è facilissimo, basta lasciare le chiavi nell'azienda del turismo, nell'agenzia del turismo, e prendi appuntamento. Sì, guardate un po'. Guardate questo arciere di fuoco, Sì. C'è qualche innamorato che colpisce la sua bella. Guardate qua che fantastici colori. Questa è una signora imprigionata, no? Che chiede la libertà. Sì, non so, è tutta la storia di San Sebastiano, io non la so. Guarda, bene, bisogna che mi è... devo documentarmi un po' meglio. Guarda che roba. Ma quella è una festa nazionale, San Sebastiano, no? Non è una festa in Francia. No, in Francia. Guardate questo Cristo crocifisso, che spettacolo. Sembra quasi femminile, però. Come sembra dice. Femminile, sì. Una donna, non so. Non è proprio un viso maschile. Ma forse, sai, negli anni addietro questa distinzione, questo famoso machismo era meno evidente, no? Non lo so, sì, sicuramente non lo era so, non lo so. Un'unione dei sessi, no? Ma comunque Papa Giovanni Paolo I, quello che è durato 30 anni, Papa Luciani. Aveva detto che Dio è padre, ma soprattutto madre. Sì, quindi univa un po' i sessi. Sì, poi insomma adesso... È stato... Ecco, poi... Eccola qua. Qua c'è tutta la... grossa tutta la volta. Vedete? È tutto un collage. Ah, bello, è fatto tutto. Discoteca.
è che qua è la parte più antica della chiesa, dove ci sono i demoni, i diavoli, sì, piuttosto allucinante. Disco. Bello. E poi pian piano arriviamo. Sembra ancora qua, ancora la chiesa, sempre Ruhr, Chapelle de Saint-Sébastien, Saint-Sébastien, questa sempre, il panorama generale. Bello. No, no. Ecco, e poi qua arriviamo, sembra qua ancora Chapelle un po' di diavoli. Saint-Sébastien, sì. E qua è la chiesa, la parrocchiale di Ruhr, ci sono di Ludovico Brea. Bellissimo, questo Ludovico è enorme, Brea. Questo. Meravigliosa, guarda. Sono dei trittici, piena di te, guardate qua, guardate questo. Ludovico Brea. Pittore Nizzardo. Guardate qua. Quindi la città più vicina qual era qua? Lascia Nizza. Quindi da Nizza si può raggiungere. Si può raggiungere la cappella. Un'ora da Nizza. Qua arriviamo, siamo da un'altra parte, a Clans. Clans, ecco, adesso è importante. Clans è il villaggio delle cappelle dipinte, ce ne sono tantissime. Le più antiche della valle, di quella della valle della Tinè, di quella valle sono a Clans. Ah, che bello! Adesso ti faccio vedere. Ecco, qua sono gli affreschi più antichi del 1000, sono geografici. Questi sono del 1000. Sono del 1000. Diciamo che l'uomo si iscriveva molto con i disegni, no? All'epoca. Sì, cioè, sì. Mancava internet e disegnavano sui guarda muri. Guarda che roba. Sulle grotte, no? Questi sono, si vede che sono più antichi, eh. Vabbè, certo. Vado avanti. Vedete? Bellissime, sono due cappelle collegate, due stanze collegate, praticamente. Guardate anche che figure molto strane. E queste strane, guarda, questa sembra una delle mie, un po', sì. Quei mostri. Chissà cos'è, quel un pipistrello, cos'è? Un animale storico. Un animale storico, sì, mitologico. Mitologico, bravo. Mitologico. Questa è la chiesa più antica, la chiesa di San Pierre. E poi questa, guardate, vedete tutte le stanze che comunicano? San Pierre. Bravo Paolo, bel lavoro. Hai fatto un ottimo lavoro di guardate, qua c'è tutta la cappella di San Pierre, anche questa tutta. Una cappella Sistina affrescata, la volta affrescata, meravigliosa. Ah, che bello, questo invece si trova. Questa invece è un'altra chiesa, la chiesa de Chapelle de Penitent Blanc, de Penitent Noir. Questa è più moderna, sì. È del 600, scusa. Ecco, queste ci sono delle cose strane. Questi sono del 500, sono dei lavori strani. Però. Sono sempre realizzati con precisione, con attenzione. Anche qua c'è libertà di espressione, perché poi queste scene sono abbastanza di fantasia. L'uomo è libero. E poi abbiamo invece questa, che è di nuovo del primo 500, San Michel. Sempre a Clans, ce ne sono tutte in quel villaggio lì, quel paese lì. Questo è un bel una crocifissione. San Michel. Vedete? San Michel. Questa è molto bella. Sono bellissime. San Michel. Sempre San Michel, anche questa tutta affrescata. E qua ci sono
ecco qua c'è veramente una grossa. Mi piace, a me piace anche tanto questo tipo sfiatito, si vede proprio l'antichità. Certo, certo, queste cose particolari, evanescente. Un santo che prega. Ineffabile qua. E poi arriviamo quasi alla fine, che abbiamo sempre San Michel. San Michel. E questa è quella più bella di tutte, di tutta la valle, Sant'Antoine del 300, tutta affrescata. Affreschi, c'è un angolo vuoto, eh? Affreschi del 300, è meraviglioso, ma i colori sono, secondo me, i colori sono splendidi, guarda. Guarda, Sant'Antoine, poi lo farò nel... Il resto, il grosso di questa chiesa sarà ancora, del settimo albero. E ce n'è ancora, sì, sì. Guardate un po' che roba. Questo che numero è, il sesto? Sesto, Sant'Antoine. Poi faremo il libro. Questi sono molto belli. Ah, questo. Sant'Antoine. Questi sono il depressione. Perché io faccio anche cartine, metto, me le invento. È nuova. Questa è una situazione nuova, vecchia, di forte maltempo sulla Liguria. Speriamo di no, dai. No, è terribile. Di forte maltempo proprio. Questo, allora aspetta, perché io mi interessa anche di meteo, allora ho voluto fare un disegno di. Allora, vediamo. Questo un po', è un fungo, un re fungo. Questo però sarebbe da fare, da bello, sviluppare questo qua. È uno schizzo, un abbozzo. Un fungo in testa, poi un paesino di montagna. Anzi, più che un abbozzo è proprio uno schizzo, perché schizza. È schizzato. E qua, ecco, guardate qua, che meraviglia. Bello. E poi è finito l'albero. Ecco Paolo, tu ti stai descrivendo un mondo meraviglioso, un mondo libero. Ecco, ma secondo te in questi anni, dal 300, 400, 500, la politica che ruolo aveva? Condizionava l'umanità? Era un mondo più severo, più spietato sicuramente, però se uno cercava più che fare politica, che fare cultura, secondo me c'era spazio, c'era molto spazio. Oggi tu hai Adesso è tutto incasellato. Hai usato un termine che ha colpito molti telespettatori, perché ho visto che hanno mandato un messaggio. Hai usato un termine, che adesso ti dico qual è, così tu ce lo commenti. Sì, sì, sì. Perché i telespettatori volevano sapere cosa intendi tu con questo termine. Perché è un termine attuale, però sai, sono quelle parole che specialmente chi comunica lo usa, però magari chi lo ascolta non capisce cos'è. Quindi vorrei che tu ci parlassi un po' del politicamente corretto. Ah, ecco. Cosa significa politicamente? Politicamente corretto è tutto un insieme di tradizioni che si sono consolidate, di usi e costumi, parole, che si ritiene che siano, che devono essere adeguate a un determinato contesto parlamentare, politico, e chi trascende da questo viene etichettato come una persona inadeguata. Tu non sei politicamente. Io sono politicamente scorretto voglio essere politicamente scorretto. Ma però non c'è detto che tu, essendo scorretto, magari descrivi delle cose fuori dalla logica. È la filosofia del manimani. Abbastanza tipica genovese. Uno dice: meglio che non dica questa cosa perché manimani. Meglio che non dica, che non faccia questo, tu perché dici veramente manimani. Tutto, non io chiedi... No, certo, nei limiti dell'educazione, ma poi la buona educazione deve, naturalmente, sempre con buona educazione, senza offendere nessuno. Se poi uno si offende, peggio. Ma per lui. Ad esempio, la politicamente corretto, in termini logici, dice: tu, anche se sei per dire di una religione diversa dalla mia, io non ti offendo, tu non offendi me. No, ma analizziamo. Questo non ci mancherebbe altro, ma questo. Invece tanti magari provocano anche su queste cose, la religione, la razza. Ma io intendo più una cosa, andare oltre. Scavare nei meandri delle coscienze per poter smascherare degli impostori. Certo, il politicamente corretto non te lo consente. Ma anche perché magari se tu hai un partito. È tutta una società, io ne conosco tantissime, anche tra colleghi, tra.
tanti che sono in quel binario, non escono. Che si nascondono, che sono, ha paura di... appaiono, sono quello che appaiono. Certo. Poi c'è una canzone che dice I look at my mirror and sentiamo. No, non è mia però, è di Eric Crosby, Still Nash & Young. I look at my mirror and see a police car. Mi guardo nello specchio e vedo una macchina della polizia. Cioè come uno di repressione, certo. No? Uno sì, quindi si tengono tutto dentro. Che reprime, tu... non è uno che ha paura, uno che reprime, uno non che hai paura di dire cose come che, stanno. Uno che nonostante appaia calmo, tranquillo, posato, diciamo educato, alla fine è violento, perché è violento perché col suo politicamente corretto permette ai veri assassini, ai veri gangster, che sono i poteri forti, di prosperare tranquillamente. Quindi ci vorrebbe un po' di scorrettezza per smascherare questo. Se non è scorrettezza nel senso di dire avere il coraggio di osare, di andare oltre, aprire le porte della percezione, della mente. Drop out, turn on, tune in. Tu ce la stai facendo, Paolo. La stai facendo, tu provochi un po' le... Questo che è fondamentale. Quindi tu non sei accettato dal sistema, in poche parole. Ma no, io non lo so, ho tante persone che mi vogliono bene, però ho passato in certi ambienti, non sono stato in passato molto accettato. Un po' ti temono perché hanno paura che tu li smascheri. Sono stato molto contestato. Magari quelli che fanno anche di volta a faccia. Sono stato giudicato uno che rompeva. Di volta a faccia, quelli che oggi sono di un colore, domani sono di un altro. Ma sì, poi quelli. Adesso c'è la polemica in regione, se hai sentito del nostro presidente. Ad esempio, io ho fatto parte anche addirittura di un gruppo in passato, trapassato, di un gruppo di azione cattolica. Pensavo di essere credente, poi ho capito che la mia strada la mia fede è una cosa diversa, la mia religiosità non è la fede, è una cosa diversa, è un desiderio della suprema giustizia. Questa ecco, è la ecco. Però oggi chi fa politica, diciamo, come quotidiana e comunque ha un obbligo, diciamo, di presenza eccetera, non guarda in faccia, diciamo, il cittadino, in faccia nessuno, ma segue il suo interesse. Infatti sono pronti a cambiare, sono molto più scorretti, questi sarebbero tra virgolette, poi sono politicamente corretti, ma sono molto più scorretti, sì, questi direbbe che ci fosse più un rapporto diretto tra politico come dire, e cittadino. Io a queste persone il mio cuore non lo darò mai. No, tu saresti un politico perfetto, perché tu non lo so, io non sarei un politico, non voglio esserlo, perché quello è un ingranaggio pericoloso. Il cittadino vorrebbe un politico come te. La politica la faccio, allora, io la politica la faccio con i libri di poesie e canzoni, con i quadri, con gli album di fotografie, con la critica musicale, perché è tutto personale, ma ritengo fondamentale che il personale è politica e il politico è personale. Questo dovrebbe essere, bisogna rivalutare questa legge, questo detto degli anni 70. Diciamo che un cittadino vorrebbe un politico come te, ma i politici non vorrebbero un politico come te. No, ma poi non ha senso proprio, non è la strada, secondo me, per cambiare il mondo, quello di mettersi in politica, la politica tradizionale. Tu la stai facendo. La strada per cambiare il mondo è quella della politica del personale politico. Ecco Paolo, ti auguro veramente che le coscienze un po' si muovano. Quali sono i prossimi temi che tu ci offrirai e vuoi approfondire? Vediamo. Che ti dici, ecco, tu hai fatto un video anche sulla televisione. Sulla dove televisione. Tu hai detto come noi siamo condizionati un po'. Sì, ecco, sì. Recitaci alcune frasi che hai detto. Ma io ho detto, ad esempio, ci sono delle canzoni, ad esempio tutta questa enfasi sul Festival di Sanremo. Come se fosse la panacea di tutti i mali, che tutti i TG ne parlano, no? Poi una cosa, tutti i telegiornali ne parlano. Ma sì, ma soprattutto il TG1 qua in un modo pazzesco, veramente. Tu vedi un telegiornale più serio? No, più serio, più seguito, forse più seguito, allora diciamo che è tutto un intontimento generale. Dai, chiudiamo con una canzone, Paolo. Vediamo un po', facciamone una un po' più difficile. Sono già 30 minuti, 40 minuti, quindi... Questa è...
Ah, ecco, rappresento una realtà della scuola. Ah, bene. Di una scuola passata, una realtà che c'era nella mia scuola intorno al 2016-2017, con un'altra preside. Ah. Ora no, ora si sta bene, però nostalgia di libertà. Poi il preside... Dai. Anarchia, anarchia, rivolgo al mister la sua libertà. Mi hanno dato un tablet nuovo, ma lui è maffo, un po' scollegato. Ora vorrei giocarsi a football per uscire dalla prigionia. Anarchia, anarchia, io voglio il mister e la libertà. Viene al collegio, lei ha parlato la lezioncina e c'è partito. Noi siamo stati un poco cattivi, ma ad un bracket ci confesseremo. Anarchia, anarchia, colpire il regista con un po' di follia. Anarchia, anarchia, colpire il regista con un po' di follia. Ora mi taglio le tue venuzze, ora mi strippo e mi violento. Io devo sfogare la mia repressione, non compilare quel registrone. Anarchia, anarchia, io voglio il mister e la sua anarchia. Sono scappati, che maleducati, ed è arrivata una gabbia per classe. Giustizieranno quei traditori, il tablet li ha fatti per i fascistoni. Anarchia, anarchia, rivolgo il mister e un po' di pazzia. Non si collegava, ma non ero cannato, ero soltanto un po' scollegato da questa... da questa scuola che ci rende impiegati e butta nettezza gli studi passati. Anarchia, anarchia, usa il registro per la tua follia. L'ho detta Santuzza, com'era incazzata. Abbiamo fondato una cellula estrema. Dai, colpiremo nei consigli di classe e sposteremo anche la baralasse. Anarchia, anarchia, mister ritorna e mandala via. La pretoriana, un po' esaurita, non riesce a pensare dove sia cacciata. Difende l'assurdo, non ammette niente. Il suo personal tablet funzionerà sempre. Anarchia, anarchia, perché non si cura in psichiatria. La pretoriane, alle sociate, stanno nei piani, spiano le uscite, riferiranno coi loro cell se qualche prof avrà fatto uscire. Anarchia, anarchia, la bidelluzza, nettezza andrà via. C'è stata assemblea per l'autogestione, ma tante colleghe, le più bacchettone, si scacciano le vesti, strappando i capelli, di certi ragazzi faranno bordelli. Anarchia, anarchia, mi si ritorna e spazza le vie. Io sono dannato, io sono rinnegato, la scuola che vuole non ho mai accettato. Io lo riconosco, i miei superiori sono un dissociato, di certo flippato. Anarchia, anarchia, dai prof insorgi e mandale via. Anarchia, anarchia, golpe di scuola e tanta follia. Bravo Paolo, questa è che è carina, eh? Questa è bella, molto 77, sì, molto rivoluzionaria, è molto, molto tardi anni 70. Nei ritmi ricorda un po' uno dei nostri cantanti preferiti, il nostro grande Renatino, no? Ma forse anche qualcosa tipo musica ribelle di Finardi, ah, magari, sì, Paolo, va bene. Siamo i saluti, però saluta tu qualcuno, vuoi salutare? Saluto, aspetta, mi cambio e metto gli occhiali qui da vederci. Allora, vabbè, salutiamo Antonio e Sara, sì. Claudia, poi salutiamo i colleghi in generale, gli alunni, ecco, anche e soprattutto voglio salutare Donna Miluzza, sono tutti i miei colleghi a cui ci siamo dati dei nomi, poi confessata, risorta, devozione e supplizia, rimembranza. bravo, rimembranza è stupendo, donna supplizia è fantastico, guarda, supplizia veramente. E Paolo, poi anche e saluto anche trasfigurato e Tindaro energetico. E allora Paolo, tu sei un uomo completo, abbiamo parlato del tuo libro, dei tuoi quadri, delle tue chiesette che abbiamo visitato. Quindi sei fonte di libertà, sei una fonte di libertà, di ispirazione libera. Ci di provo, però sai, tieni presente che bisognerebbe avere una massa critica maggiore, non posso farlo solo io. Che chi ti ascolti. Comunque posso dire una cosa,
Non è mai abbastanza questa mia presenza, finché avrò la forza insisterò. Bravo, e questo è di Renato Zero, come lui, si capisce, lui è il supremo, era il supremo, adesso mi ha detto non mi piace al muro, tanto. Spalle al muro, ma meno bella, anni 70, inizio 80, sì, la notte di Icaro, dove lui si ribella, la notte di Icaro, poi lui andava oltre le parole, si mascherava anche, ti ricordi che usava dei costumi forti, proprio per uscire completamente grande, grande, no? Immenso, perché a volte le parole, l'immagine è più forte delle parole, quindi tu anche tu l'hai capito e oltre alle parole usi i quadri come immagine, dove tu come Renato unisci le parole, le canzoni alla tutte le parole non lo sento, l'immagine da dare, la psichedelia, svelare la coscienza, mostrare la quello coscienza, che è il tuo mondo e in realtà non sono tante cose ma è un'unica cosa che tu usi per comunicare qualcosa di nuovo. Ma io ci provo. Però per adesso ancora l'abbigliamento è tradizionale, chissà, magari l'abbigliamento invece Ci sono questi occhiali nuovi che sono un po' psichedelici. È vero, però sì. Quindi magari, però, probabilmente non hai bisogno perché già quello che fai è sufficiente. No, io l'abbigliamento lo metto come mi pare, non me lo vado, no, non certo. Ci vedremo sempre in un certo stile. Alla prossima, adesso salutiamo tutti, ci rivedremo sotto le navi e avremo occasione di. D'accordo, va bene, va bene. Ciao, salutiamo tutti, ciao a tutti. Siamo Genova, ciao a tutti e spero che a Devastata e a Donna Miluzza questo mio video piaccia. Grazie, ciao.